Lungo la muratiera ci sono tanti punti di interesse, punti belli da vedere e punti che sicuramente l'escursionista e il turista può apprezzare, è la riscoperta delle cave di alabastro, cave che risalgono, le stazioni risalgono dai dati intorno a fine 1300, inizio 1400, le prime estrazioni sono prolungate in maniera non continuativa, ma in maniera alterna. L'ultima estrazione è stata fatta intorno al 1920, dopodiché sono state dimenticate, non ci si ricordava più che c'erano, le piante, la vegetazione le hanno nascoste, abbiamo trovato un documento che le citava e siamo incuriositi e siamo riusciti a trovarle sepolte dalla vegetazione. I nostri volontari CAI hanno fatto un lavoro importante di pulizia, di rimozione dei sassi che erano dentro queste cave e le hanno rese viaggibili, costruendo anche due sentieri ad hoc che con un giro d'anello consentono di visitare due cave che abbiamo esposto. Sono due cave interessanti perché una è una cava che entra in una fessura chiusa, buia, in cui c'è ancora uno scorrimento dell'acqua lungo la parete che testimonia poi il processo di formazione dell'alabastro. Quindi è interessante anche soprattutto per le scuole da un punto di vista anche didattico. L'altra invece a cielo aperto permette di apprezzare la struttura dell'alabastro. I lavori che venivano fatti, che erano cavi essenzialmente a cielo aperto, e si vedono bene le varie striature della roccia, l'alabastro formato, con i vari colori marroncini e rossastri che sono tipici dell'alabastro del Monte Pulito. Non è l'unico intervento, anche in Valle del Luglio, una vostra collaborazione fondamentale sulla mulattiera che conduce ad Altino. A che punto siamo? C'è il divieto di transito fino alla fine dell'anno, a che punto siamo? Sì, sulla mulattiera di Altino c'è via di transito perché sono i lavori in corso e anche lì è una manutenzione straordinaria, per cui ci sono mezzi meccanici in opera. Però la mulattiera è a buon punto, sta procedendo bene e adesso dare una previsione ha un valore molto, molto aleatorio, però direi che sicuramente per l'anno prossimo non dovrebbe andare lunga con la mulattiera di Albino, sia perché il percorso è molto più breve. Il lavoro è meno impegnativo e penso che entro l'anno prossimo il lavoro dovrebbe arrivare a conclusione, quindi deve essere riaperto e quindi ripristinato quello che è un antico passaggio storico, che era il pellegrinaggio da Valle d'Altino al Santuario di Altino.